A 2 anni dalla fine di Expo 2015, Milano per 2 giorni torna al centro del dibattito internazionale sullo sviluppo sostenibile con Rules for Water, Rules for Life, primo forum sulle regole per l'acqua organizzato dal Milan Center for Food Law and Policy, presieduto da Livia Pomodoro, che evidenzia l'importanza della questione idrica per ogni cittadino del mondo, ovunque egli viva. Pensate a tutto quello che è accaduto in Italia e a tutti i problemi di siccità che abbiamo dovuto vivere quest'estate, ma non si può parlare dell'acqua solo come emergenza. L'acqua è la fonte della nostra vita quotidiana, è un bene prezioso che dobbiamo proteggere e del quale dobbiamo occuparci in maniera strutturale, con una vera e propria governance dell'acqua nelle città, nei paesi, ma soprattutto a livello mondiale e internazionale. E tocca anzitutto ai governi, come sottolinea il presidente della Water Governance Initiative dell'OCSE, Peter Glass, creare un sistema nel quale le comunità locali siano responsabili, possano avere fiducia e siano coinvolte. This is the governance system which is... Governance dell'acqua è questo, un sistema così importante la cui assenza è un ostacolo forse più grande della mancanza di tecnologia o di denaro. Un esempio è il progetto triennale avviato in Tunisia da CNH Industrial con il marchio New Holland, la FAO e il governo tunisino per aiutare i contadini a costruire e riparare i tradizionali sistemi di raccolta dell'acqua. Daniele Aropolo, responsabile dei progetti di responsabilità sociale di CNH Industrial in Europa, Africa e Medio Oriente. Le comunità locali hanno un ruolo fondamentale, direi assolutamente indispensabile. CNH Industrial infatti si pone in una fase di ascolto, cerca di raccogliere le informazioni, le necessità, i desiderata, le preoccupazioni loro e cerca di mettere in pratica con progetti di water management, quindi con operazioni concrete, reali, il cercare di supportare nel migliorare la gestione dell'acqua. Un approccio che si traduce anche in corsi destinati ai giovani e soprattutto alle donne che in paesi come questo hanno spesso un ruolo chiave per il cambiamento.